sparirono, Davide ha risposto in questo modo. Allora Saul disse: riferite a Davide, il re non pretenda il prezzo nuziale, ma solo 100 prepuzzi di filistei, perché sia fatta vendetta dei nemici del re. Saul pensava di fare cadere Davide in mano ai filistei. I ministri di lui riferirono a Davide questa parola e piacque a Davide tale condizione per diventare genero del re. Non erano ancora passati i giorni fissati quando Davide si alzò, partì con i suoi uomini e uccise tra i filistei 200 uomini. Davide riportò i loro prepuzzi e li contò davanti al re per diventare genero del re. Saul gli diede in moglie la figlia Michal. Saul si accorse che il Signore era con Davide e che Michal, sua figlia, lo amava. Saul ebbe ancora più paura dei riguardi di Davide e fu nemico di Davide per tutti i suoi giorni. I capi dei filistei facevano sortite, ma Davide ogni volta che uscivano riportava successi maggiori di tutti i ministri di Saul e in tal modo si acquistò grande fama. Pietà di mio Dio, l'uomo mi calpesta, un aggressore sempre mi opprime. In te ho posto tutta la mia speranza. Tu mi hai liberato dalla morte, hai preservato i miei piedi dalla caduta. In te ho posto tutta la mia speranza. Dalla lettera alla madre di San Luigi Gonzaga. Io invoco su di te, mia Signora, il dono dello Spirito Santo e consolazione senza fine. Quando mi hanno portato la tua lettera, mi trovavo ancora in questa regione di morti. Ma facciamoci animo e puntiamo le nostre aspirazioni verso il cielo, dove loderemo Dio eterno nella terra dei viventi. Per parte mia avrei desiderato di trovarmici da tempo e sinceramente speravo di partire per esso già prima d'ora. La carità consiste, come dice San Paolo, nel rallegrarsi con quelli che sono nella gioia e nel piangere con quelli che sono nel pianto. Perciò, Madre Illustrissima, devi gioire grandemente perché per merito tuo Dio mi indica la vera felicità e mi libera dal timore di perderlo. Ti confiderò, illustrissima Signora, che meditando la bontà divina, mare senza fondo e senza confini, la mia mente si smarisce. Non riesco a capacitarmi come il Signore guardi alla mia piccola e breve fatica e mi preme con il riposo eterno e dal cielo mi inviti a quella felicità che io fino ad ora ho cercato con diligenza e offra a me, che assai poche lacrime ho sparso per esso, quel tesoro che è il coronamento di grandi fatiche e pianto. O illustrissima Signora, guardati dall'offendere l'infinita bontà divina, piangendo come morto chi vive al cospetto di Dio e che con la sua intercessione può venire incontro alle tue necessità molto più che in questa vita. La separazione non sarà lunga, ci rivedremo in cielo e insieme uniti all'autore della nostra salvezza godremo gioie immortali, lodandolo con tutta la capacità dell'anima, incantando senza fine le sue grazie. Egli ci toglie quello che prima ci aveva dato solo per riporlo in un luogo più sicuro ed inviolabile, per
ornarci di quei beni che noi stessi sceglieremmo. Detto queste cose solo per obbedire al mio ardente desiderio che tu, illustrissima Signora, e tutta la famiglia consideriate la mia partenza come un evento gioioso. E tu continua ad assistermi con la tua materna benedizione mentre sono in mare verso il porto di tutte le mie speranze. Ho preferito scriverti perché niente mi è rimasto con cui manifestarti in modo più chiaro l'amore ed il rispetto che, come figlio, devo alla mia madre. Nella mia innocenza, Signore, mi sostieni, mi fai stare alla tua presenza per sempre. Ho preferito l'ultimo posto nella casa di Dio, piuttosto che abitare nella tenda degli impie. Mi fai stare alla tua presenza per sempre. A te, Signore, inneggerò e seguirò la via perfetta. Amore e giustizia voglio cantare. Voglio cantare inni a te, o Signore. Agirò con saggezza nella via dell'innocenza. Quando a me verrai, camminerò con cuore integro dentro la mia casa. Non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie. Detesto chi fa il male, non mi sarà vicino. Lontano da me il cuore perverso, il malvagio non lo voglio conoscere. Chi calunnia in segreto il suo prossimo, io lo farò perire. Chi ha occhi altezzosi e cuore superbo, non lo potrò sopportare. I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese, e che restino a me vicino. Chi cammina per la via integra sarà mio servitore. Non abiterà nella mia casa chi agisce con inganno. Chi dice menzogne non starà alla mia presenza. Terminerò ogni mattino tutti gli empi del paese per estirpare dalla città del Signore quanti operano il male. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Era il principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. A te, Signore, e seguirò la via perfetta. Non togliere a noi, Signore, la tua misericordia. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri. Degno di lode e glorioso è il tuo nome per sempre. Sei giusto in tutto ciò. Poiché noi abbiamo peccato, abbiamo agito da iniqui, allontanandoci da te, abbiamo mancato in ogni modo. Non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome, rompere la tua alleanza. Non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo, tuo amico, di Isacco, tuo servo, di Israele, tuo santo. Ai quali hai parlato, promettendo di moltiplicare la loro stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare. Ora invece, Signore,
noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione. Ora siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati. Ora non abbiamo più né principe, né capo, né profeta, né olocausto, né sacrificio, né oblazione, né incenso. È luogo per presentarti le primizie e trovare misericordia. Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli. Tale sia oggi davanti a te il nostro sacrificio, e ti sia gradito. Concedi l'unzione per coloro che in te confidano. Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Non togliere a noi, Signore, la tua misericordia. Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria. Benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra. Yeah.
A voi tutti assetati venite all'acqua, chi non ha denaro venga ugualmente. Comprate e mangiate senza denaro e senza spesa vino e latte. Salvezza a voi.
da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore. In questo nuovo giorno il Signore, donandosi la grazia di cantare le sue lodi, rafforza la speranza che esaudirà la nostra preghiera. Uniti ai fratelli di fede, diciamo: ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome. Ti rendiamo grazie, o Dio e Padre di Gesù nostro Salvatore, per la conoscenza e la vita immortale che ci hai dato per mezzo del tuo Figlio. Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome. Donaci l'umiltà del cuore, perché ci rendiamo disponibili all'aiuto fraterno nel timore di Cristo. Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome. Manda su di noi il tuo Spirito, perché la nostra carità sia autentica e senza ipocrisia. Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome. Tu che hai comandato all'uomo il lavoro per dominare il mondo, fa che il nostro lavoro ti glorifichi e santifichi i nostri fratelli. Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome. Signore, che parli ai cuori dei giovani in ogni momento della vita, guidali con il tuo Spirito alla preghiera per ascoltare la tua voce e accogliere con gioia la tua volontà. Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome. Padre nostro, che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. O Dio, principio e fonte di ogni bene, che in San Luigi Gonzaga hai unito in modo mirabile l'austerità e la purezza, fa che per i suoi meriti e le sue preghiere, se non lo abbiamo imitato nell'innocenza, lo seguiamo sulla via della penitenza evangelica. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Vergine Immacolata, Madre mia Maria, io rinnovo a te oggi e per sempre la consacrazione di tutto me stesso, perché tu disponga di me per il bene di te. Solo ti chiedo, mia Regina e Madre della Chiesa, di cooperare fedelmente alla tua missione del Regno di Gesù nel mondo. Ti offro pertanto, o cuore immacolato di Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno, per le famiglie cristiane di tutto il mondo, perché con gesti concreti vivano la gratuità dell'amore e la santità della vita quotidiana. O Maria, concepita senza peccato, a te ricorriamo e per quanti a te ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati.